Un kebab davvero speciale e alla droga. Al cliente bastava pronunciare la frase chiave: è arrivato il muratore, dovrei rifare l'intonaco. Se con il panino si voleva cocaina. Oppure, dovrei fare un trasloco, ho stampato 50 biglietti per la versione con hashish o marijuana per un panetto da 50 euro. Lo spaccio nel cuore di Treviso, nel locale che affaccia lungo Riviera Santa Margherita tra la stazione dei treni e Ponte San Martino, chiosco da oggi chiuso fino ai prossimi mesi. In conseguenza dei provvedimenti adottati dalla magistratura inquirente sulla base delle risultanze investigative, è stato chiuso con un provvedimento del questore di Treviso per la durata di 180 giorni. Santa Maria del Rovere, Sant'Angelo, lo stadio Tenni, giardinetti di Sant'Andrea, tra le zone cittadine dello spaccio dei pusher, tre marocchini, un 31enne ora arrestato in carcere a Santa Bona, con il suo complice 38enne invece latitante, con il kebabaro, anche egli 38enne denunciato ma a piede libero per detenzione e spaccio di droga, che andavano a comprare a loro volta in Lombardia. Tra le città di Milano, Brescia, Bergamo e che vedevano come anello terminale la città di Treviso. Zona notoriamente calda questa della stazione, mentre stiamo effettuando queste riprese è appena terminata una rissa tra i proprietari del bar kebab accanto a quello chiuso per spaccio e un cliente perché si era rifiutato di pagare, come ci racconta lo stesso gestore del locale. Non terza volta, io chiamato carabinieri, faccio denunciare e vado domani, cosa faccio? Perché non rispettano nessuno, ubriachi di sera qua, danno un sacco di fastidio.